dai canti natalizi a quelli della tradizione polifonica e popolare. Il vasto repertorio passato in rassegna dal coro di Sdacciatellini di Sondrio e da Lioge da Forba, in occasione del concerto dedicato all'Epifania, ha letteralmente incantato il pubblico accorso in massa all'Auditorium Trabucchi di Castione Andevenno, in occasione dell'ultimo appuntamento con il trittico natalizio del gruppo vocale del capoluogo. Abbiamo deciso di esibirci nella chiesa sconsacrata di Balzarro, sia per la sua acustica, commenta Diego Ceruti, direttore del Sdacciatellini, sia in segno di riconoscenza a tutta la comunità di Castione, che per entrambi i gruppi ha messo a disposizione la cappella per la registrazione dei nostri ultimi CD. Più di 200 i presenti. È stato infatti necessario aumentare il numero delle sedie per assicurare a tutti un posto a sedere. Siamo stati felicissimi nel vedere la sala così gremita, continua il direttore Ceruti, ed altrettanto emozionante è stato esibirsi all'interno di un auditorium fresco di restauro. I 25 coristi del Desdacia e gli 8 degli Osh si sono intervallati nelle esibizioni per un'ora e mezza, per poi riunire le loro voci nel brano finale, Un Padre Nostro cantato in lingua russa. La compagine sondriese è concluso questo tour natalizio, ora si prepara lo studio di nuovi brani. Ai primi di febbraio la nuova attività concertistica riprenderà a Nuovo Aulonio, per poi proseguire fino alla pausa estiva.